questa nuova giornata insieme in cui andremo alla scoperta della chiesa di San Siro alla Vepra. Oggi dici San Siro e dici stadio. Una volta il centro di questo borgo, che era un borgo rurale, era proprio la chiesetta di San Siro. La chiesetta di San Siro è intitolata al Santo Siro. San Siro ha una storia molto divertente perché ci sono varie dispute sull'attribuzione di chi effettivamente fosse questo santo. Secondo la sua geografia, Siro era il ragazzino che portò a Gesù Cristo i pani e i pesci che poi moltiplicò. Seguì poi Pietro a Roma e da Roma fu inviato da Pietro a evangelizzare la pianura padana. All'interno della pianura padana si stabilizzò poi a Pavia, dove divenne protovescovo di Pavia. Un'altra storia invece attribuisce la figura di San Siro a un certo personaggio che era vicino al vescovo di Aquileia. Siamo più avanti nel tempo, nel IV secolo, e pare che dal vescovo di Aquileia fosse stato inviato nuovamente nelle aree di Pavia a evangelizzare quelle aree e fu lì nominato vescovo di Pavia. Quindi abbiamo due figure in due momenti diversi della storia. Scegliete un po' quello che vi piace di più, ecco. Ma perché questa chiesa è intitolata anche alla Vepra? Cosa vuol dire Vepra? Vepra o Vetra, come ha anticipato Maurizio rubandomi l'effetto sorpresa, era un canale artificiale creato in epoca romana che convogliava in città le acque dell'Olona. Il fiume Olona è un fiume molto importante per la città di Milano, che venne deviato facendolo entrare in città dalle zone di Rho, in particolar modo da Pero, e seguiva le zone di Lampugnano, di San Siro, e sostanzialmente seguiva quella che è oggi il percorso della circonvallazione, quella che oggi facciamo con l'autobus 91 o 90, ecco. Il fiume Olona era un fiume molto importante, come abbiamo detto, per la città di Milano, perché dava la possibilità, come sarà poi all'interno del quartiere di San Siro, di portare quell'acqua necessaria per le coltivazioni. Quindi si trattava di un quartiere della città molto molto fertile. Sarebbe l'atto di consacrazione, ma posso dare confusione davanti a questo quadro. Questa acqua santiera che è in realtà un sarcofago di epoca tardo-romana. Vedete però che è un sarcofago molto piccolo e probabilmente era un sarcofago realizzato per un fanciullo. Si dice che intorno agli anni 80 del 400 queste opere murarie erano concluse e probabilmente concluse insieme alle opere murarie anche l'apparato decorativo e ad affresco. Questi affreschi vennero scoperti casualmente intorno agli anni 80 del Novecento. Erano infatti stati coperti da una mano di calce. Durante dei restauri questi affreschi sono venuti alla luce e sono stati tra l'altro nuovamente restaurati nel 2012. Il tema oggi è questo, come vedete, cioè le arti nelle scuole e nelle università medievali. L'arco di tempo quindi che considereremo è un arco di tempo molto lungo, ma la cosa che va detto subito è la complessità, diciamo così, di questa esposizione, data dal fatto che il millennio medievale non è una realtà compatta, come appunto potremmo vedere, perché si distinguono diverse fasi dove le arti sono diverse e sono, come dire, intese e sono insegnate e sono lette in maniera diversa. Ora, parlando delle arti, parliamo innanzitutto di due cose, o quantomeno di qualcosa che può essere visto da due punti di vista. Parlare delle arti vuol dire innanzitutto parlare di un certo ordine teorico, cioè le arti sono delle discipline. Ovviamente quando il Medioevo parla di arte, quando usa il termine artes, non intende minimamente il termine con l'accezione che gli diamo noi. Il concetto di belle arti, per cui noi nel linguaggio quotidiano associamo immediatamente alla parola arte, la pittura, la scultura o la fotografia o la settima arte, nel caso della cinematografia, eccetera, è un concetto sconosciuto ai medievali.
nel senso che il concetto di arte e le arti di cui parleremo adesso sono le arti liberali, cioè le arti teoriche. Quindi tra queste arti c'è la filosofia, c'è la grammatica, la retorica, la musica, ma non c'è la pittura, la scultura. Il concetto di belle arti, che poi fa considerare il concetto di arte, nasce soltanto nei primi del 1700, quindi ben dopo il Medioevo. Quindi questo è, come dire, questa è la premessa da cui dobbiamo partire. Dicevo che da una parte parlare delle arti vuol dire parlare di un certo ordine dei saperi. Esistono diverse scienze, diverse discipline, che sono appunto le arti, e che sono strutturate in maniera gerarchica. Siamo molto lontani dalla sensibilità moderna per cui le scienze sono scienze, quindi nessuno oggi credo si domandi se sia più nobile l'arte della pittura o quella della scultura, o se sia più colto il poeta rispetto al filosofo. Il Medioevo invece non si fa questo tipo di problemi e anzi si impegna molto nella definizione e nella costituzione della gerarchia delle arti. È un processo in realtà che nasce molto prima del Medioevo. Senza voler andare troppo indietro, già Aristotele nella Metafisica aveva stabilito che ci sono diverse discipline, per cui ad esempio l'etica è una disciplina filosofica, ma non è importante come la metafisica, o come la chiamava lui filosofia prima, che costituisce invece appunto la disciplina filosoficamente più importante. Questa volontà di classificazione la possiamo ritrovare poi anche negli autori medievali, a partire dal De Ordine di Agostino, che è il testo più importante, che è un vero e proprio manuale delle discipline per quanto riguarda il Medioevo, che poi ritroveremo, come adesso vedremo, anche in diversi autori. Ma il Medioevo, dal punto di vista teorico, ha amato molto la questione della definizione delle arti, per cui quando ragionando appunto insieme sull'argomento da proporre è venuto fuori l'argomento delle arti. Il tema delle arti è un ottimo tema per, come dire, fornire uno spaccato dell'evoluzione del pensiero medievale, perché è veramente un tema su cui il Medioevo ha ragionato moltissimo e su cui anche nel Medioevo si sono prodotte molte immagini. Questa è un'immagine in realtà abbastanza tarda, quindi siamo alla fine del XII secolo, ma è solo un esempio fra i tanti di questo che veniva detto l'ortus deliciarum, quindi l'orto delle delizie, e l'orto per le delizie è per i medievali il sapere, e in particolar modo poi il libro. Il medievale, quando deve rappresentarsi il paradiso, tra le varie immagini che cerca, come dire, trova molto spesso quella della biblioteca. La biblioteca è il paradiso del sapiente medievale. Qui vedete le sette discipline, appunto le sette arti liberali. Al centro troviamo appunto Platone e Socrate, cioè i maestri appunto della filosofia, che reggono la filosofia stessa, e questa è solo una delle tante rappresentazioni che possiamo trovare. Ma parlare appunto della gerarchia delle arti vuol dire anche parlare di qualche cosa di più concreto, cioè parlare di uomini seduti al freddo a copiare manoscritti, a levigare delle pergamene, a lamentarsi perché il pollice fa male a furia di scrivere. Significa parlare di oggetti, cioè quelle che sono le biblioteche medievali, cioè queste, fondamentalmente degli armadi, dove i libri ad esempio erano posti piatto e non invece sul dorso come noi siamo abituati. Significa parlare di un certo tipo di testi, cioè parlare delle arti significa parlare anche qualcosa di concreto, di molto materiale. Ed è un po' questo il taglio che vorrei dare a questa carrellata storica. Ovviamente non potremo ignorare la gerarchia delle arti dal punto di vista teorico, però vorrei presentarvi appunto questo tema a partire, per così dire, dalla cultura materiale, cioè da come concretamente, con che libri, con che persone, in che contesti, in che ambienti si insegnavano appunto le arti nella prima fase del Medioevo fino al XII secolo e poi appunto con le università. Questa appunto è la prospettiva che assumeremo. Ora, il primo momento fondamentale di definizione delle arti, il primo momento, chiamiamolo così, di transizione, di, come dire, rottura di una certa continuità nei confronti del mondo antico, che ovviamente ha inventato e frequentato le arti, lo possiamo collocare in questa data.
Preciso una cosa, ovviamente non sto dicendo che c'è qualcosa che cambia dal 1 gennaio del 529 e che era diverso invece il 31 dicembre del 528. Questa data è semplicemente uno spartiacque che ci fa comodo. I processi di cui vi sto per parlare sono processi che accadono, diciamo così, a cavallo di questa data. Però ho scelto questa data per un motivo ben preciso, perché casualmente, se vogliamo, in questa data, in questa precisa data, accadono due cose che sembrano appartenere a due mondi completamente diversi. Nel 529 questa è ovviamente la famosa rappresentazione di Raffaello nelle stanze vaticane, cioè siamo già al di fuori del Medioevo, però è la più famosa rappresentazione della filosofia che esista nella storia dell'arte, ed è la scuola di Atene. Ecco, questa scuola filosofica, in particolar modo la scuola che era più famosa al tempo, cioè la scuola di Platone, l'Accademia, nel 529 viene chiusa. L'imperatore Giustiniano, imperatore romano, imperatore dell'impero romano d'Oriente, chiude nel 529 una scuola che era stata fondata quasi 900 anni prima, che si era spostata e tutto, però insomma, simbolicamente mette fine all'Accademia. Ed è un evento insomma molto importante. Questo non vuol dire la fine della filosofia, non vuol dire che Giustiniano è contrario a tutta la filosofia, è contrario per motivi che non staremo più a vedere, a quella filosofia lì, a quello che fanno i filosofi dentro appunto l'Accademia di Platone. L'Accademia di Platone rappresenta l'esempio tipico di come si faceva filosofia e quindi di come si insegnavano le arti e le scienze nel mondo antico. Questo mondo in qualche misura segnala la sua fine nel 529, non la fine nel senso letterale del termine, altre scuole filosofiche continueranno a vivere, andranno avanti ancora per decenni, per un secolo e via dicendo, però questo è un segnale, una spia importante, qualcosa sta cambiando. Giustiniano siamo già nel Medioevo, dal punto di vista tradizionale, siamo già 60 anni oltre quella data del 476 che tradizionalmente segna l'inizio del Medioevo, ma mentre accade questo, accade anche questo, cioè nello stesso anno viene fondata da San Benedetto, da Benedetto da Norcia, l'abbazia di Montecassino, e di lì a un anno, un paio d'anni, verrà scritta da Benedetto quella regola che costituirà il punto di riferimento appunto dei monasteri. Pochi anni dopo, un altro intellettuale importante di tradizione romana, Cassiodoro, fonderà un'altra sorta, diciamo così, di monastero. Dico sorta perché quello di Montecassino è il primo grande monastero benedettino, poi sarà il modello di tutti gli altri, che è appunto Vivarium in Calabria, che sarà un centro di cultura estremamente importante. Allora, perché accostare due cose che sembrano molto distanti nel tempo, anche se non lo sono, e che sembrano molto diverse tra di loro? Accostarle perché in realtà non sono diverse, perché quello che accadeva qui nel mondo antico accade adesso qui, in un'abbazia, cioè le abbazie diventano il nuovo luogo dove si fa cultura per molto tempo, nei lunghi secoli medievali, almeno diciamo così fino al XII secolo, quindi almeno per 600 anni. Ma questo ovviamente non può essere un passaggio indolore, non è la stessa cosa se io sono qui a parlare con voi o se mi metto a parlare in Piazza Duomo davanti a 10.000 persone. È un contesto diverso. Un conto è essere, camminare liberamente sotto il sole dell'estate ateniese e parlare con dei discepoli, dei compagni che fanno filosofia insieme, come dicevano i greci, come diceva Platone, sui filosofein, cioè fare filosofia, ragionare filosoficamente insieme. Un'altra cosa è svegliarsi alle 3 di notte, alla prima ora del giorno, per un monaco, pregare, leggere le sacre scritture, ritirarsi nella propria cella per meditare sulle scritture. Questo non vuol dire che la filosofia è morta, vuol dire che la filosofia però ha cambiato, cosiddette, in realtà è un termine ambiguo, dico ambiguo perché arte liberale significa quelle discipline che sono proprie di un uomo libero, che quindi ad esempio uno schiavo o una donna non potevano esercitare, perché né lo schiavo né la donna erano totalmente in possesso della libertà, in sostanza per motivi differenti.
differenti, ma non erano liberi di dedicare la propria vita appunto all'apprendere queste artes. Ora, arti liberali che però, ad esempio, per alcuni derivavano addirittura, Isidoro di Siviglia parlerà di, quindi un autore pienamente medievale, parlerà di arti liberali perché derivano dal liber, cioè derivano dal libro, che in realtà, ed è ingannevole come etimologia, perché ovviamente è vero, le arti liberali coinvolgono i libri, però in realtà l'origine è diversa, il significato è differente. Le arti liberali, le sette arti liberali, in ovviamente analogia poi con le muse, sono le arti che poi saranno definite del trivium, del trivio e del quadrivium, cioè delle tre o delle quattro vie. Trivio e quadrivio e arti liberali sono diventati termini associati immediatamente al Medioevo. Tenete presente che in realtà è stato un processo molto lento. Per darvi un esempio, la definizione di trivio e quadrivio diventa comune soltanto nel IX secolo, quindi soltanto appunto ai tempi di Carlo Magno, quindi molto in là rispetto all'inizio codificato del Medioevo. Storica e dialettica sono le arti del linguaggio, sostanzialmente, della parola che per la tradizione classica è espressione del logos, quindi della capacità di ragionare. La grammatica, prima si imparano le basi, quindi si impara appunto a, come dire, leggere, scrivere e a conoscere il linguaggio. La retorica, perché la retorica insegna a usare bene il linguaggio, quindi prima si impara il linguaggio, poi si impara a usare bene il linguaggio, quindi ad essere eleganti nell'esposizione, convincenti. Il vertice è rappresentato dalla dialettica. Il termine dialettica è un termine che, almeno per i primi secoli medievali, è un sinonimo di filosofia. La dialettica è il pensiero logico che porta poi appunto al ragionamento filosofico. Questo per spiegare perché tra le sette arti liberali non è compresa un'arte che sicuramente ci aspetteremo come la filosofia, c'è, perché la dialettica di fatto è la filosofia. Le altre quattro invece, le arti del quadrivio, sono musica, geometria, aritmetica e astronomia. Non fatevi ingannare dalla musica, che potrebbe sembrare una disciplina pratica, non si imparava a suonare. Per musica si intendeva la teoria armonica, e la teoria armonica era fondamentalmente matematica, quindi la musica era una applicazione a livello cosmologico della matematica, perché per musica si intendeva apprendere attraverso le leggi della musica umana quella musica sublime delle sfere celesti che da Pitagora in poi segnava appunto il cielo e quindi l'intero universo. Queste erano quindi le discipline, noi oggi le distingueremo come discipline umanistiche, discipline letterarie o comunque legate al linguaggio, e invece le discipline di carattere scientifico. Circa un secolo dopo Agostino arriva un altro filosofo rilevante per la nostra storia, è una seconda tappa fondamentale, che è quello che venne chiamato l'ultimo dei Romani, cioè Severino Boezio. Severino Boezio, siamo più o meno ai tempi della fondazione di Monte Cassino, siamo nei primi anni del VI secolo, e Severino Boezio in alcuni suoi testi, di istituzione aritmetica e di istituzione musica in particolare, però comunque non è in questo caso importante, stabilisce una cosa, cioè stabilisce il primato della afferma, diciamo così, che con la sua autorevolezza questa affermazione resterà poi canonica, afferma il primato della filosofia, che è, dice nella sua opera più famosa, cioè La Consolazione della Filosofia, che è la regina delle arti liberali. E c'è, queste erano le arti meccaniche appunto, ecco, vedete, c'è una scena molto, molto celebrata nel De Consolazione Filosofie, cioè nel testo più famoso di Boezio, nella Consolazione della Filosofia. Mi ci soffermo perché La Consolazione della Filosofia, guardate che è stato un vero e proprio bestseller nel Medioevo, è stato forse il libro di filosofia più ricopiato e più letto di tutto il Medioevo. I medievali hanno avuto una gerarchia diversa dei saperi rispetto ai nostri. Se noi parliamo di filosofia antica, i primi nomi che ci vengono in mente immagino che siano Platone, Aristotele, Dante, Socrate. Severino Boezio è stato un tramite fondamentale invece per la cultura medievale. All'inizio c'è la vicenda, la racconto brevemente. Boezio racconta, lui è davvero nel carcere perché era un importante ministro per Teodorico, il re ostrogoto in Italia, poi viene accusato di tradimento, sbattuto in carcere, torturato e poi giustiziato. Prima di essere torturato e giustiziato, in quel mese più o meno in cui vive in carcere,
in tutta la sua fortuna disperato, Boezio scrive appunto La consolazione della filosofia, per cercare nella filosofia una consolazione al suo disagio. E una delle prime scene è quando lui si sveglia e non riesce quasi neanche ad alzarsi, quasi in fase di depressione totale perché ha perso tutto il suo mondo, gli si presentano le muse, cioè gli si presentano le, diciamo, tra le arti liberali, la seduzione della poesia, dell'eleganza, della retorica, eccetera. E lui le manda via, quindi li vedete, no? Quelle quattro sono appunto la poesia, la letteratura, la retorica, eccetera. A destra vedete invece quella che Boezio definisce una donna di venerabile aspetto, quindi una donna con una certa età ma ancora maestosa, che si presenta a lui e che è appunto la filosofia. E questo è un passaggio decisivo. Le muse non riescono più a, come dire, non solo tirare su di morale, ma dare un senso alla vita. Per Boezio il senso della vita viene dato dal pensiero filosofico. Con Isidoro di Siviglia, autore di quella che è la più famosa enciclopedia medievale, cioè le etimologie, gli etimologiarum libri, Isidoro da Siviglia codifica in maniera pressoché definitiva questa distinzione delle arti liberali, trivio e quadrivio. Lui le chiama le scienze del linguaggio e le scienze della natura, però fondamentalmente da allora rimangono queste. Questo per quanto riguarda la storia della codificazione delle arti, come dal primato della retorica delle arti antiche si è passato al primato della filosofia nelle arti appunto medievali. Diceva prima dell'universo come un libro, no? Vedete appunto come questa rappresentazione di questa Bibbia moralizzata della metà del 200 fa vedere appunto un Dio che crea il mondo attraverso i principi, in questo caso della geometria e della matematica, quindi solo attraverso questi principi possiamo leggere il mondo, che è come un grande libro di matematica, un'immagine che potrebbe andare bene proprio come copertina del dialogo appunto di Galileo Galilei secoli dopo. Ma vi dicevo, cerchiamo di vedere come le arti venivano concretamente insegnate, e dire come venivano concretamente insegnate vuol dire anche come questi libri di cui adesso vi ho parlato venivano letti, cioè come si studiavano le arti, perché non possiamo pensare semplicemente di proiettare sul Medioevo un modo di leggere e di pensare che è il nostro, per cui noi ci mettiamo qui e leggiamo con una modalità di lettura, ad esempio, che è la modalità silenziosa. Ma tutti i primi secoli del Medioevo affiancano questa lettura silenziosa, che comincia pian piano ad affermarsi, quella che era la lettura tradizionale del mondo antico, cioè la lettura a voce alta. Non so se avete mai visto ce ne sono pochi, insomma, un frammento di un testo antico, cioè di un antico testo in papiro, cioè un papiro, mettiamo, con un testo. Se lo guardate vedrete che tutte le parole sono collegate, non c'è la punteggiatura, non ci sono i paragrafi, non c'è nessun aiuto al lettore. E questo perché? Provate a prendere un testo sui nostri computer, a togliere tutta la punteggiatura, a mettere tutte le parole insieme. Se lo leggete silenziosamente è quasi impossibile, perché diventa veramente difficilissimo separare le parole. Se lo leggete a voce alta, leggendolo, si capisce quando la voce si deve, si capisce più, molto più facilmente, non del tutto, quando la voce deve fermarsi e quando no. Il testo antico era uno spartito e quindi lo si leggeva e si faceva una cosa che facevano appunto anche i monaci medievali, che cominciano a leggere silenziosamente ma continuano comunque questa modalità di lettura. Veniva chiamata la ruminatio, perché per similitudine si richiamava proprio il ruminare degli animali, cioè la mucca che mastica, poi va nell'altro intestino, poi ritorna di nuovo nell'altro stomaco, poi ritorna di nuovo indietro, viene rimasticata di nuovo. L'idea era quella appunto di una lettura a voce alta e concentrata soprattutto, pochi testi ma letteralmente memorizzati. 1108, siamo agli inizi del XII secolo, e in questa rappresentazione che ovviamente non è medievale, è un'incisione ottocentesca, Pietro Abelardo, uno dei più grandi filosofi del Medioevo, non a caso un grande logico e non soltanto teologo, mi diventerà dopo, ma grande filosofo medievale, logico. La logica mi ha reso odioso al mondo, questo dice Abelardo nelle sue lettere. Essere un logico mi ha procurato un sacco di invidie, di ripicche, eccetera.
Abelardo nel 1108 cosa succede? Va ad insegnare sulla rive gauche, sulla riva sinistra della Senna, cioè va a insegnare fuori dalle mura di Parigi, perché dentro Parigi non si può insegnare, perché ci vuole la licenza docenti che la può dare soltanto, che può essere data soltanto dal vescovo. Allora Abelardo, che vuole insegnare in libertà e che non vuole quindi essere sottomesso alle regole che chiaramente il vescovo imporrebbe, se ne va sulla collina appunto di Saint-Geneviève, dove ancora adesso c'è la chiesa appunto di Saint-Geneviève, per intenderci, dove adesso c'è il quartiere, che viene detto quartiere latino, perché appunto lì si parlava latino, cioè il quartiere dove poi verrà fondata l'università, la Sorbonne, in poche parole, di Parigi. Questo è un primo segnale importante, perché? Perché Abelardo si concepisce se stesso come un magister, come un maestro, quelli che poi saranno i maestri appunto dell'università. Un monaco non si sarebbe mai percepito come un magister, come un maestro. Un monaco si percepiva come un tramite, un traduttore, che faceva quindi appunto da tramite tra un certo sapere e gli uomini. Abelardo dice: io sono un autore, cioè quello che io scrivo, lo scrivo col mio nome e cognome, cioè io metto il mio segno, io formulo dei pensieri nuovi, e di questo sarà accusato. Abelardo viene infatti condannato due volte proprio per questo, perché vuole essere un autore, vuole dire delle cose nuove. L'accusa che rivolgeranno a Abelardo è: Abelardo è uno che vuole diffondere delle novità, e i secoli del pensiero monastico non sono molto favorevoli alle novità, perché novità, che novità può esserci rispetto alla Sacra Scrittura? Lì è già scritto tutto, non ci possono essere delle cose nuove e vere da dire. L'altro segnale importante è rappresentato da un testo fondamentale per l'insegnamento proprio delle arti, quindi quasi un testo manuale, scolastico, letteralmente, come dice la parola, cioè didascalico, cioè un libro per didascalem, quindi per didascalem, quindi per insegnare, di Ugo di San Vittore, che è stato il più importante esponente di quella che di una scuola filosofica medievale del XII secolo, che è appunto la scuola di San Vittore. Ecco, io vi ho messo questa riproduzione di un manoscritto del Didascalicon più o meno di quegli anni, per farvi vedere come è fatto il testo. Vedete che il testo ha, vabbè, la lettera iniziale, lo sappiamo, d'accordo, la capilettera, però poi abbiamo anche degli schemi, vedete, delle lettere scritte in rosso, delle lettere scritte in nero, delle maiuscole. Tutto questo non era comune, è un'invenzione del Medioevo. Gli antichi non ne avevano la più pallida idea. La punteggiatura, il testo che viene squadrato, messo in un certo modo, è un'invenzione del Medioevo. Ed è un'invenzione perché? Perché bisogna insegnare, come i manuali di scuola adesso hanno le note, hanno i titoli, hanno delle immagini per così, insomma, distrarre un pochino. Allo stesso modo, Ugo di San Vittore, che deve insegnare, nel didascalico usa tutti questi strumenti. E ci mostra quindi che stiamo avviandoci in una dimensione diversa. Stiamo avviandoci cioè in una dimensione dove insegnare le arti, leggere i libri che riguardano le arti liberali, sta diventando qualcosa di molto codificato, con delle regole ben precise, e sta diventando per alcuni anche una professione. E questa professione, per chiudere questo pezzo, è resa possibile anche da un terzo evento fondamentale, oltre a questo di Abelardo e di Ugo di San Vittore, cioè quella che si chiama la Translatio Studiorum. A partire dal XII secolo cominciano ad arrivare in Occidente una serie di testi che prima erano sconosciuti. Ora, quali sono le due grosse novità delle università? Questa è una rappresentazione in realtà del 400, non crediate che le università all'inizio erano così. Le università erano il primo posto dove si trovava da insegnare, spesso in mezzo alla paglia, nelle stalle, eccetera. Ci sono anche gli street dove si attaccano le università, perché spesso il maestro insegnava a casa sua. E allora cosa succedeva? Succedeva che il maestro, che non era così ricco, viveva in quartieri popolari. E allora si diceva: ma le università sono Babilonia, mentre invece il chiostro, il monastero è Gerusalemme. Perché? Perché il maestro sopra, a pagamento, già cosa che dava fastidio, a pagamento insegna, e sotto le prostitute, anche loro a pagamento, fanno qualcos'altro. Cioè, sono due forme di prostituzione. Tenete conto che fino alle università medievali i filosofi, gli intellettuali, non erano mai stati pagati per fare gli intellettuali, cioè per insegnare.
Platone, Aristotele, Zenone, le scuole del mondo antico, i monaci ovviamente, non erano dei professionisti del sapere, insegnavano per passione, ma non guadagnavano, non era una professione. La prima caratteristica dell'università è che con le università nasce il concetto appunto dell'intellettuale come professore, del maestro come colui che vende il suo sapere, a differenza quindi come le corporazioni degli speziali, dei macellai, degli avvocati, eccetera, a differenza dell'università oggi, che pure ha molti tratti ancora medievali, dove però c'è un'istituzione, tu paghi la retta, ti viene fornito un insegnamento, eccetera. Le università medievali nascono spesso come corporazioni, cioè associazioni di studenti o di studenti e maestri insieme, lì dipende, l'origine dell'università è molto diversa a seconda che si parli di Oxford, di Bologna, di Coimbra, di Parigi, cioè le più importanti università appunto d'Europa. Quindi nascono come corporazioni per tutelare i diritti degli studenti e dei maestri, e questa è una trasformazione importante. Le arti non sono più, come dire, il prodotto di un'elite intellettuale. Le arti diventano uno strumento per formare le nuove generazioni, diventano uno strumento didattico e quindi vengono insegnate soltanto da coloro che hanno determinate caratteristiche, che hanno una licenza docenti, e coloro che fanno parte di queste corporazioni godono di una serie di privilegi. Perché in particolar modo parlare appunto delle arti nelle università medievali vuol dire soprattutto parlare di quel grande scontro che nel 1200 sarà lo scontro, la grande battaglia su Aristotele. La battaglia su Aristotele, cioè Aristotele sì o Aristotele no, cioè si può insegnare Aristotele nell'università o non si può insegnare, per semplificare, passa attraverso tutta una serie di passaggi che io vi metto qui semplicemente per comodità vostra, ma che sostanzialmente riassumo. Aristotele crea un problema, cioè il sistema aristotelico è un sistema, passatemi l'espressione per non dilungarmi troppo, a pacchetto chiuso. Cioè il sistema di Aristotele è un sistema che funziona su tutto, perché ha parlato di tutto, è un sistema chiuso, cioè poi questo, bene, con questo accedi a tutta l'interpretazione del mondo. Qual è il problema? Che il pacchetto è straordinario e non può essere buttato via, non si può dire Aristotele è un pagano, quindi lo buttiamo via. Però dall'altra parte abbiamo un pacchetto altrettanto forte, che è quello che finora ha funzionato, cioè l'interpretazione cristiana del mondo. Quindi da una parte Aristotele è indubbiamente uno straordinario scienziato e filosofo, dall'altra parte però alcune sue conclusioni si scontrano con dei principi saldi della Chiesa. Ve ne cito uno soltanto, su cui si aprirà una grande discussione, che avrà Tommaso d'Aquino come protagonista: l'eternità del mondo. Perché ovviamente per la Chiesa il mondo è stato creato da Dio, anzi creato da Dio nel modo più pesante, cioè creato dal nulla. Per Aristotele invece il mondo era eterno, cioè non è mai stato creato da nulla, è sempre esistito, e le due cose non è che siano molto conciliabili. Ci proverà Tommaso, il genio filosofico riuscirà in qualche modo a tenerlo insieme, però insomma era sicuramente un contrasto di modelli. E allora la storia delle università nel 1200 è la storia appunto di questa battaglia su Aristotele, con una prima grande vittoria alla metà del 1200, quando i maestri delle arti, che adesso vedremo cosa sono le arti, imporranno l'insegnamento di tutto Aristotele agli studenti. Il che vuol dire una cosa molto importante per noi, vuol dire che le arti sono codificate come strumento fondamentale per il giovane cristiano, che deve conoscerle tutte nel dettaglio. Guardate che far approvare l'insegnamento di Aristotele non è stato soltanto il frutto di una grande battaglia, ma Aristotele viene inserito nei programmi di studio in maniera estremamente dettagliata, cioè bisogna dedicare un mese all'etica nicomachea, 2 settimane all'etica eudemia, 2 mesi ad Aristotele, alla metafisica, bisogna studiare l'organo prima delle vacanze di Pasqua, cioè proprio mese per mese viene codificato, viene preso in blocco. Come funzionavano le università e quindi qual era la, diciamo così, la gerarchia dei saperi e delle arti nelle università medievali? Esisteva innanzitutto la facoltà appunto delle arti, quindi delle arti liberali. Quando quindi in un testo medievale si legge artista, il termine artista o artisti,
è un sinonimo di filosofi, perché sono in realtà i maestri delle arti, quindi non c'entrano niente con gli artisti come lo possiamo intendere noi oggi. La facoltà delle arti, che era una facoltà dove si insegnavano evidentemente le arti liberali, ed era la facoltà più turbolenta. Perché? Perché è la facoltà che lentamente diventa la facoltà di filosofia, cioè diventa la facoltà dove si esercita il pensiero critico, il libero pensiero e il confronto delle opinioni. E questo ovviamente comporta il fatto che gli studenti cominciano a ragionare con la propria testa, cominciano a contestare l'autorità nei modi ovviamente che possono essere quelli di uno studente medievale, per carità, non è che bestemmiamo contro Dio o cose del genere, ci mancherebbe. Però insomma, cominciavano comunque a contestare un certo modello culturale al di sopra della facoltà delle arti, che poi, come vi dicevo, diventa sostanzialmente la facoltà di filosofia. Esistevano poi le due facoltà cosiddette lucrative, cioè quelle che portavano denaro, perché formavano poi la professione, cioè la medicina e il diritto, e al vertice invece c'era, in una gerarchia delle arti molto diversa da quella che abbiamo visto, ma anche molto diversa dalla nostra, il vertice era la teologia, la facoltà di teologia, che durava circa 8 anni. Se si voleva diventare, tenete presente però che all'università si entrava molto presto, tra i 12 e i 13 anni, non c'era un'età precisa perché ovviamente non esistevano le scuole superiori, quindi si veniva accettati nelle università sulla base del fatto che si aveva una raccomandazione del sacerdote piuttosto che del vescovo e che si conosceva il latino, perché ovviamente le lezioni si tenevano in latino, sui testi appunto in latino. Quindi la facoltà di teologia era la più importante.